Un problema ai sistemi informativi di Trenitalia ha causato una pubblicazione incompleta degli orari sul sito della società. Beh, è ovvio che i tempi di percorrenza più brevi piacciono a tutti e quindi quei 69 minuti diventano importanti, ma non devono essere un miraggio, perché comunque pare che i ritardi ancora ci siano, ma magari è un assestamento. Ma non possiamo dire che ottengo il ritardo sopprimendo le fermate, e qui non è un'errata comunicazione di Trenitalia, i treni non si fermano per davvero, non è che Trenitalia ha detto scusa, si è sbagliata a non dircelo, i treni non si fermano proprio, non è un'errata comunicazione, l'errata comunicazione è quella che ha fatto lei assessore, quando ha fatto il comunicato trionfante dicendo dal 9 dicembre cambia tutto, i servizi saranno migliori, è quella l'errata comunicazione, perché io non ci sto a rimpallo fra Trenitalia e Regione, perché io non credo che il nuovo orario di Trenitalia non sia stato bollinato dalla Regione, perché se abbiamo un contratto di servizio Trenitalia immagino che ce l'abbia fatto vedere quell'orario, allora o non ce ne siamo accorti o non l'abbiamo guardato, in entrambi i casi la questione è grave. Perché se l'orario come regione non ci andava bene, non dovevamo scoprirlo sulla pelle dei pendolari, dovevamo guardarci prima e intervenire in maniera proattiva con Trenitalia. L'assessore dice, bene, adesso abbiamo messo i servizi sostitutivi su gomma. A me ricordo un po' Maria Antonietta, non hanno più pane, dategli delle brioche. Ecco, assessore, non vorrei che oggi lei ci dicesse, i pendolari non hanno più treni, diamogli degli autobus. Non ha fatto una bella fine Maria Antonietta con questo tipo di soluzione. La gomma non può essere una soluzione, quindi bisogna ripristinare le fermate e gli orari, anche perché una risposta va data a chi ha fatto gli abbonamenti, ha già pagato un abbonamento annuale e non si trova più le fermate per l'abbonamento che ha pagato, quindi probabilmente avremo anche dei contenziosi. L'altro aspetto è anche questo, i treni sono sovraccarichi, ci sono delle giornate in cui non bastano i vagoni, magari c'è stato un atto di vandalismo, può succedere, ma anche quando non c'è l'atto di vandalismo ci sono dei vagoni che non sono frequentabili e questo produce anche dei ritardi e quindi tutti questi miglioramenti di tempi non ce li abbiamo, io penso che paghiamo per un servizio migliore. Fra l'altro, assessore, le segnalo che qualcuno ci dice che da marzo qualche freccia bianca sparirà, quindi probabilmente delle fermate fra Cesena, Forlì e Faenza spariranno. Se spariscono quelle fermate di quei freccia bianca che diventano freccia rossa, quindi da Rimini a Bologna non c'è più nessuna fermata, tenete conto che lì sopra ci salgono tanti pendolari. E anche qui io vi chiedo di essere proattivi, perché se ci spariscono le freccia bianca dove salgono tanti pendolari, i regionali non bastano più. Dopodiché ci sarà la gente che non riesce a salire sul treno e i treni avranno ulteriori ritardi. Quindi se ripristinare il vecchio orario è una soluzione, valutate anche quella, perché non possiamo lasciare a piedi la gente delle stazioni migliori. Se l'obiettivo è trasferire dalla gomma al ferro pendolari e studenti e lavoratori, non possiamo fare in modo invece che gli mettiamo i bastoni fra le ruote di ferro e li facciamo ritornare su altre soluzioni. Grazie.